naturalmente brevissimo, grazie per l'esperto di fronte a tanti esperti davvero. Per dire che abbiamo in attesa naturalmente il comitato, Piero, con te Domenico, abbiamo avviato un primo percorso di incontri con chi potrebbe darci una mano dal punto di vista comunicativo. È evidente che siamo di fronte ad una battaglia che inesorabilmente avrà nel controllo dei media uno dei suoi punti di forza. Non sfugge a nessuno, io sono brevissimo, ma c'è bisogno in questa sede di credo di convincere la ratio profonda della controriforma sulla RAI. Era poi anche quello, non solo questo, ma di controllare in modo totalmente totale, diciamo, l'informazione pubblica, quella privata è salvo qualche eccezione, molto dentro la logica, le culture del Partito della Nazione. Abbiamo parlato con Michele Santoro, con Carlo Freccero, stiamo cercando di parlare con le persone nelle diverse testate che comunque possano diventare disponibili a dare un contributo, per che cosa? E qui vengo al punto, e poi ci lavoreremo, troveremo anche l'opportunità, magari con uno specifico gruppo che affianchi, c'è cioè Sandra, Monsanti, ci sono tanti tanti altri, che possono essere in prima fila. C'è un gruppo di lavoro che istruisca nell'arco di un periodo molto breve una sequenza di indicazioni comunicative, perché ovviamente la battaglia sui media sarà attorno a questa antinomia. Noi diminuiamo, abbattiamo i costi della politica e della casta, voi volete conservare un passato glorioso ma ormai diciamo ingiallito. Noi dobbiamo contrapporre, non c'è bisogno che ripeta le cose dette qui molto bene, finora un'altra logica. Noi vogliamo davvero cambiare il sistema politico, e questa nostra iniziativa non solo non è conservativa, ma è contro la conservazione di un potere che diventa ormai inesorabilmente autoritario. E dobbiamo farlo però attraverso una sloganistica efficace, anche virale in rete, adottare l'insieme degli strumenti di comunicazione dell'era crossmediale. Dobbiamo, so che Antonello Falomi con il professor Pace hanno già provveduto a delle bozze di lettere molto efficaci, chiedere incontri all'autorità per le comunicazioni, alla stessa RAI, alle testate, un tormentone. Ecco, chiudo così, parta da oggi sul tema del referendum costituzionale e naturalmente, dirà poi Massimo Villone, anche sul tema dell'Italicum che è connesso e degli eventuali altri referendum che emergeranno, parta un tormentone. Un tormentone vuol dire una cosa impegnativa, perché questa, ripeto, è un'iniziativa che si giocherà molto sul fronte mediatico. Lì dentro l'opinione si sarà determinata non subito, perché gli ultimi sondaggi ci incoraggiano, nel senso che c'è una vastissima fascia della popolazione, dice Bagnoncelli, attorno al 60%, che non ha neanche preso in considerazione. Quindi possiamo lavorare con una certa cura. Post scriptum, lo dico sottovoce perché quando si parla di referendum bisogna essere giustamente prudenti, perché poi insomma, qualcuno dovrà raccogliere le firme, cioè non è un'evocazione di principio. In una bella riunione di tante associazioni che hanno dato luogo con Muvone e tante altre alla battaglia sulla legge sulla RAI, è emersa l'opportunità da porre sottovoce a questa sede, per ragionarci, non per deciderla in tre minuti, di inserire nel pacchetto referendario proprio un referendum abrogativo dell'ultima controriforma della RAI, sul punto specifico dell'amministratore delegato, che poi è l'uomo solo al comando, tanto per cambiare. Va valutata questa opportunità, però fatemi dire, anche solo parlarne rende un tema che sembrava derubricato, perché ormai di queste cose non si parla più, conflitto di interessi, antitrust, riforma della RAI, ormai sono lettera morta. Si tratta anche per questa via di dare all'informazione il ruolo che la Costituzione assegna all'informazione. Grazie, buon lavoro a tutti noi.